stando tra i futuri più probabili. Voglio solo futuri inverosimili. E non avere mai le mani fredde. E non finire mai le sigarette. Io sono Valentina Furian, una giovane artista, vivo e lavoro a Venezia e adesso da 5 giorni che vivo e lavoro a Cetka Brizza. Ho vinto questa residenza tramite un bando che ho visto su TransArtist e ho appena finito di studiare, di fare la triennale UAV, Arti Visive dello Spettacolo, e mi sono iscritta alla specialistica, fra poco avrò il test e vi saprò dire se entrerò o meno. Prima di venire qua ho deciso di registrare il suono del mare. Sono una persona che ama viaggiare ma penso di essere un po' malinconica, quindi ho cercato di portarmi qualcosa che qui manca e ho deciso appunto per il mare, essendo la Repubblica Ceca uno stato che non ha sbocchi sul mare. Poi durante la residenza c'è stato tutto un processo che ha portato allo sviluppo di questo lavoro, che sarà un video in cui c'è il gioco tra immagine e suono. E il risultato è una cosa semplice, ma secondo me abbastanza intensa. Io sono Valentina Lacinio, frequento la magistrale UAV, che è la nostra università italiana d'arte contemporanea, e ho conosciuto Valentina in università, in un laboratorio appunto d'arte, il nostro professore che è un artista italiano, Alberto Garutti, e insieme abbiamo cominciato questa collaborazione che vede lei appunto nel ruolo dell'artista e io nel tentativo di essere un giovane curatore. Ma è compreso su 5 minuti e 27? È compreso? Eh sì. No? Sì. Sì. Ci sono. No, non puoi mettere le manettine, non puoi ripetere la cosa che c'è anche alla fine del catalogo. Si può, secondo te? Sì. Allora, aspetta. Cioè metti Valentina Furian, Verde Zelena, video, cioè 2014, video 5 minuti 27. Italic? No, Italic solo Verde Zelena. Ah, questo no? No. Cosa? Fai la parte prima da quando c'è ancora il video, cioè da quando c'è ancora l'immagine, ok? Uno, due. 10. Perfetto. Perfetto. Vero? Sì. È un posto perfetto per lavorare. Sei solo te, il lavoro e il posto che è attorno a te, ed è un posto speciale, ci sono dei panorami bellissimi e sì, passi 24 ore su 24 te e il tuo lavoro, quindi non hai nient'altro a cui pensare, sì, è perfetto. Quello che mi ha colpito di più è la presenza delle persone che lavorano qui e che mi hanno dato la possibilità di essere qui, perché sono delle presenze molto discrete, ma allo stesso modo vicine, e è stato molto interessante vedere come ci sia una sorta di mini comunità di persone che lavorano tutti in campi diversi e comunque condividono lo stesso spazio e fanno funzionare questo posto meraviglioso. In white, green and check. Zelena. Zelena. Ah, ok. And here, Polaroid. Allora, il video che lei ha deciso di realizzare, ossia il lavoro e l'opera, si intitola Verde,
poi nella traduzione ceca, e Zelena. Dilla, sì. Zelena. Questo video appunto parte dall'esigenza di portare in Repubblica Ceca un qualcosa che non è così conosciuto, mentre per il paese da cui lei proviene il suono del mare è veramente una presenza costante. Quindi la riflessione, come lei ha spiegato, è partita da un processo iniziale, che è stata una ricerca sul luogo in cui ci sarebbe stata la residenza, e poi invece si è completata venendo qui e capendo appunto com'è l'ambiente, e soprattutto scontrandosi invece con la presenza costante qui, che è invece quella della foresta. E quindi da questo scambio reciproco che si crea fra l'artista e chi la ospita, e soprattutto fra il mare e in questo caso il vento, che invece qui è molto presente, il vento che appunto soffia nella foresta, e fra questi due suoni si crea un mix che è di per sé il tentativo di creare uno scambio e un dono fra un luogo e l'altro, che è appunto il fulcro del lavoro. Una cosa che appunto ci tenevo a dire è che potersi confrontare in questo modo, non solo in un luogo molto diverso da quello da cui noi proveniamo, ma con delle personalità comunque già formate, come appunto Sam, che è comunque un artista, è una curatrice, e le altre persone che lavorano con lei, è una grandissima opportunità, perché essere giovane in questo caso, quindi essere un giovane artista ed essere tentare di essere un buon giovane curatore, e trovarsi a dover lavorare con delle persone che comunque sono già del campo ed essere trattati in modo molto serio. Nel nostro caso noi abbiamo avuto la possibilità di fare un lavoro, di curare poi l'esposizione di questo lavoro e anche di poter fare una piccola pubblicazione. Quindi tutta, diciamo, questa ottima formalità del lavoro e questa serietà nel fare questa cosa penso sia fondamentale anche per poter avere la speranza di continuare a fare questa cosa nell'arco del tempo.